Presidente, come si può salvare la situazione del consorzio universitario nissano, considerato che adesso mancano i fondi che dovrebbero arrivare dalla provincia e ovviamente per ora le province sono in una situazione difficile? Lo salviamo o no questo consorzio? Se sì, come? Il consorzio di Caltanissetta Università si salverà e verrà anche rilanciato, ne abbiamo parlato col sindaco, abbiamo in cantiere una serie di soluzioni che stasera illustreremo ai sindaci, al commissario della provincia, c'è anche l'assessore all'istruzione, però una cosa che voglio rassicurare è assolutamente l'impegno totale della regione che troverà il modo come finanziare assolutamente la struttura, ma non solo quello di Caltanissetta, noi sulla finanziaria presenteremo degli emendamenti specifici proprio che riguarderanno il consorzio di Caltanissetta, quello di Agrigento, quello di Ragusa e di Trapani, perché noi assolutamente crediamo nel valore della promozione culturale e le difficoltà delle province in gran parte derivate, dobbiamo essere anche molto onesti, dai tagli ai trasferimenti statali, perché non è stata la regione che ha tagliato i fondi alle province, i fondi alle province li ha tagliati lo Stato e noi ci siamo trovati in una situazione di ridotti trasferimenti nei confronti della regione e di ridotti trasferimenti nei confronti delle province, però io ritengo che le province non possono tagliare sulla formazione, sull'istruzione, sulla cultura, assolutamente. Ci sono due punti per me inabbattibili, che sono quello della istruzione, assolutamente nel quale non si possono tagliare fondi, e quello della solidarietà sociale.